fotografie. All'avviso hanno, pensate, in un solo mese, hanno risposto decine e decine di fotografi di questi artisti così sensibili, peraltro inviando molte, ma molte più foto di quelle che vedete in mostra, poiché ciascuno, ogni fotografo, ha mandato all'interno del plico, sebbene non obbligatorio, non richiesto, ha mandato 3, 5, 6, 10, anche di più fotografie. Noi per regole concorsuali ne abbiamo esposta una a testa, perché comunque si tratta, anche se è un concorso al particolare, un concorso alla bellezza, alla sensibilità, non ha proprio le regole concorsuali, però di fatto le foto sono in concorso. Ne abbiamo esposta una a testa, però certamente la commissione si impegna affinché tutto il materiale residuo verrà valorizzato nei prossimi ambiti di lavoro della commissione. Non sappiamo ancora come, faremo un album, faremo un pulmino itinerante, non lo so, questo lo studieremo, ma tutto quello che è rimasto verrà valorizzato. Pensate che noi abbiamo nel mese di giugno aperto la mostra Reggio Calabria nel successivo castello aragonese di Reggio Calabria, e pensate che in una sola settimana hanno espresso la preferenza per le fotografie quasi 600 persone, e questo è un dato parziale, perché con il successivo calcolo sui registri di presenza che sono stati messi a disposizione dal personale del castello, ci è stato detto che in una sola settimana la Molta Vita ha avuto quasi 1 migliaio di visitatori. Per noi un grande successo, non un successo della commissione, ma un successo della comunità. Un successo di noi tutti, per tutti, no? Quello che era nato come un progetto di mostra fotografica gradatamente è diventato molto di più, perché durante tutta la settimana il castello ha aperto le porte a diverse associazioni. Qui ne abbiamo una a cui sono legatissima, per i miei famosi lunedì della poesia che frequentavo incinta del mio secondo genito, e quindi saluto per qui l'associazione Anassilaos di Reggio Calabria. Dopo lì si esibiranno in una bellissima performance, come appunto ha detto Giusto. Ci sono stati le compagnie, le immagini fotografiche sono state accompagnate da canti, da performance teatrali, da letture meravigliose, di poesie meravigliose sugli anziani. Quindi quella che era solo l'arte fotografica si è duplicata, triplicata, è diventata veramente all'interno del castello un evento oltre ogni nostra rosea aspettativa. E quello che voglio dire, al di là di questo, voglio dire che noi, che non ci è più consentito, secondo me, questa è la mia visione, di segmentare la vita in pezzi di età, considerando un pezzo più importante dell'altro. No, noi non lo possiamo più fare, non è il dovere della nostra coscienza non farlo più. Guardate, io vi parlo a cuore aperto, io alla politica in generale, diciamo, non la chiamiamo politica, all'azione sociale, sono anche un po' prestata, perché la mia vocazione è scrivere il mio canto. Ed io ho scritto sempre su moti di nostalgia, sempre parlando del passato. Non riesco a scrivere altro. Persino nostalgia di un passato, non del mio passato, persino del passato di mio padre, di un passato in cui non c'ero, di mio padre, di mio nonno, tramite il potere dell'immaginazione. Per cui io mi sono affezionata a questo progetto veramente, non per il ruolo che appunto mi onoro di ricoprire, perché anche in adolescenza vivevo di fianco ad anziani, ne ero affascinata, sedotta, e mi dispiaceva vederli soli, vedere questo, sentivo che questo era. Crescendo poi me ne sono accorta veramente. Non è possibile considerare la vita, segmentarla in pezzi di età, perché secondo me, secondo la mia visione, noi dobbiamo iniziare a tener conto anzitutto che c'è un significativo allungamento della vita, che le persone invecchiano sempre di più e quindi hanno tanti bisogni. Ma dovremmo iniziare, lasciate che lo dica un po' liticamente, a considerare la vita quasi come un lungo, la vita di tutti, come in un corpo fuori dal tempo. Da quando
nasciamo all'ultimo anelito di vita. Non siamo pezzi di età, siamo una vita intera. Siamo tutti una vita intera e tutti col diritto di esserlo dall'inizio alla fine, secondo me.